mise il dito sulla piaga, come lo aveva messo Carlo Marx nel Capitale, quando mise sotto accusa il capitalismo finanziario della Banca d'Inghilterra. Marx e Mussolini dissero la stessa cosa, solo che non avevano capito che il problema di fondo andava risolto con il principio della proprietà popolare della moneta. Perché sono falliti Lincoln, Kennedy? Sono stati assassinati. Lincoln perché aveva fatto la legge bancaria americana. Con la legge bancaria americana, con la guerra di secessione, lui andò dai banchieri e disse: ho bisogno di soldi per armare l'esercito. Allora i banchieri dissero: sì, noi ti prestiamo i soldi, ma tu ci devi autorizzare a emettere moneta nominale in ragione più che proporzionale rispetto alla riserva d'oro. Per il 40% fu autorizzato l'emissione di moneta non coperta da oro, che diventava moneta di costo nullo di proprietà dei banchieri, perché i banchieri mettevano la moneta prestando. Quando Lincoln si è accorso che aveva regalato con la proprietà della moneta la sovranità politica ai banchieri, decise di revocare la legge bancaria americana. E questo lo dice un economista inglese, il Berners. E il Berners, quando fa queste considerazioni, dimostra che dopo che Lincoln aveva capito che era necessario revocare la legge bancaria americana, il giorno dopo fu assassinato. Così come Kennedy fu assassinato, per come ha dimostrato Chiesa Viva, che ha pubblicato due fotografie. In una c'è il dollaro, not of bank, ed è la banconota, il dollaro corrente, e l'altro è not of United States, la banconota dello Stato, fatto da Kennedy. Naturalmente, che cosa è successo? Che dopo la morte di Kennedy tutte le banconote sono state eliminate, bruciate. Evidentemente il nesso, la vera ragione è che i vertici non possono perdere la sovranità monetaria e quindi la sovranità politica, perché o uno le ha tutte e due o nessuna delle due. Naturalmente noi abbiamo fatto un gioco diverso. Noi siamo partiti dall'università e abbiamo detto che la moneta non è proprietà dello Stato, ma del cittadino. E quando abbiamo detto che ogni cittadino è dichiarato proprietario della sua parte di moneta, abbiamo fatto un'affermazione contro la quale non ci si può mettere nessuno senza perdere la base elettorale. Ecco perché io ho detto una battuta: noi ci dobbiamo rassegnare a vincere, perché non possiamo perdere. La linea scelta dal CIMEC, proprietà del portatore, come c'è scritto sul CIMEC, è una novità che non è solamente un rilievo scientifico, ma un'importanza sociale e storica, perché è l'inizio della controrivoluzione monetaria. Dopo che noi abbiamo messo in circolazione i CIMEC a Guardia Grele, 120 uomini hanno circondato Guardia Grele e quindi casa mia, dove io avevo le casse di CIMEC. Peggio che io fossi, che se io fossi stato un mafioso o il boss di un'organizzazione criminale. Perché questi hanno capito che noi abbiamo messo il dito sulla piaga. E quando si mette il dito sulla piaga, le idee forza non si possono fermare. Per il solo fatto che sono ostacolate, si affermano. Ecco perché noi abbiamo presagio di vittoria. Io ringrazio
i politici e i movimenti politici, perché poi ci sono dei gruppi di destra, di Alleanza Nazionale, gruppi di sinistra, di Rifondazione Comunista, che hanno già manifestato la loro adesione al principio della proprietà popolare della moneta. Unire la destra con la sinistra su una nuova alternativa storica, che è il grande messaggio della democrazia integrale. La parola democrazia vuol dire sovranità al popolo, d'accordo. Noi vogliamo dare al popolo la sovranità, però il popolo allora deve avere anche la sovranità monetaria, oltre a quella politica, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Ogni cittadino deve avere nelle sue tasche la quota di moneta che gli spetta dal momento dell'emissione. Con questo atto di giustizia monetaria noi attiviamo la democrazia integrale. E la democrazia integrale è la grande rivoluzione del terzo millennio. Questa rivoluzione è partita da Guardia Grele. Cosa succederà? Non lo so, perché è un'esperienza senza precedenti. Però siamo portatori di messaggi veri, in cui crediamo profondamente, di linee scientifiche che non hanno precedenti. Io voglio segnalare l'informazione del Collezionista, che è la rivista pubblicata a Pescara da Augusto Ferrara, che riporta nell'ultimo numero un articolo: il CIMEC, moneta mondiale, noi diciamo è la moneta che consentirà l'apertura di una nuova pagina di storia. E parla esplicitamente della moneta d'argento, dandone la quotazione virtuale, 200.000 CIMEC, valore virtuale uguale a 200 euro. Ecco, diceva una vecchia formula inventata da Bernard Shaw: chi sa fa, chi non sa insegna. Bene, noi vogliamo dimostrare con il fare, con la nostra opera quotidiana, che la nostra teoria, la nostra scuola è una scuola valida. Buonasera, grazie.